Il volume che ci accingiamo a presentare si intitola Certo. significativamente Le vie della pace e declinato anche qui in queste importanti dimensioni: ambiente, cambiamento climatico, diritto internazionale, guerra, diritti umani. Io vorrei leggere con voi il sommario Allora, perché credo che possa restituirvi la ricchezza dei temi che sono trattati in questo volume. Una ampia introduzione e poi un capitolo dedicato a diritto e contenzioso del cambiamento climatico in Italia, che ricostruisce molto bene quello che è avvenuto in ambito giuridico. Il secondo capitolo, rafforzare il ruolo del diritto internazionale in tema di salute, ambiente e pace. Ancora una volta, questi tre termini sono correlati. Poi la riforma costituzionale in tema di ambiente e salute. Capitolo successivo, validità della visione universalistica dell'ordine mondiale, la guerra in Ucraina, dichiarazione universale dei doveri dell'uomo e dei popoli. Qui viene poi data sia la versione francese che la versione inglese. Poi si passa a clima, biodiversità e territorio italiano. Pace, giustizia, ambiente, la guerra in Ucraina, la governance globale dell'ambiente, risoluzione finale e poi tutta una serie di allegati, ICEF, dichiarazioni sul diritto alla pace. Quindi ricchissimi temi e devo dire di grandissimo interesse per chi si occupa come me di bioetica, perché in questo volume sono sapientemente congiunti tre dimensioni, cioè la dimensione della bioetica che è specificamente una riflessione filosofica in materia etica, ma anche il biodiversità. Diritto, che poi è quel settore che si occupa poi della conversione in norme e principi sul piano giuridico, delle conclusioni a cui la bioetica è giunta, e la biopolitica. E quindi questo è un altro settore di un'estrema rilevanza che riguarda, come in questo caso, l'ordine, internazionale. Quegli spunti ricchissimi che io ho ricavato da questo volume, che qui molto velocemente mi accingo a condividere con voi, sono innanzitutto il tema del valore ambiente. Perché l'ambiente è diventato un valore? Ci viene spiegato molto bene. Credo che si possa dire che l'ambiente diventa un valore quando è minacciato e noi abbiamo avvertito, a partire almeno dagli anni 70, che l'ambiente è in pericolo, che l'uomo è il grande pericolo per l'ambiente. L'uomo prima si difendeva dalla natura, adesso è la natura che è ferita. Quindi grandi temi in ambito filosofico, eccetera, che qui vengono ripensati e facendoli, collegandoli a un altro tema importante del dibattito bioetico, che sono le generazioni future. E le generazioni future sono un soggetto nuovo che la bioetica ha introdotto nel dibattito filosofico, ma anche biogiuridico. Non sono le generazioni immediatamente successive alla nostra, sono le generazioni di coloro che vivranno sulla Terra e che noi non incontreremo mai, che però erediteranno la nostra Terra e che dovrebbero avere il diritto a godere di ciò di cui noi abbiamo goduto, cioè di una terra sana, fertile, bella, eccetera. Quindi il tema delle generazioni future, che qui viene molto ben sottolineato, e io qui sono molto grata ad Amedeo Postiglione perché ha evidenziato l'importanza di questo tema sia in ambito etico-filosofico che in ambito giuridico. Questo configura veramente la terza generazione dei diritti. Io con i miei studenti spesso rifaccio un po' la storia delle generazioni dei diritti per spiegare che i diritti sono qualcosa che continuamente si afferma, che non sono qualche cosa che viene dato una volta per tutti. Ed è molto significativo che i diritti all'ambiente, il diritto dell'ambiente, siano maturati proprio dopo gli anni 70, quando abbiamo scoperto il tema cruciale dell'inquinamento, il tema della responsabilità. E a proposito della responsabilità, Posso fare la domanda? io ho sentito con molta, ho avvertito, ho letto con molto interesse questo discorso, la prospettiva universalistica che qui viene evidenziata a partire dalle pacem in terris. In effetti,
L'enciclica Pacem in Terris apre uno scenario di grandissimo rilievo per noi, il discorso universalistico che significa che noi, detto in altri termini, siamo una comunità di destino. Ormai il nostro destino è legato alla Terra, ma noi abbiamo anche bisogno di un'etica planetaria. Incidenti come quello di Chernobyl ci hanno fatto capire che non esistono delle barriere nazionali contro l'inquinamento. Quindi noi dobbiamo pensare in termini planetari all'etica e alla politica. Allora, la Pacem in Terris viene giustamente valorizzata da Amedeo Postiglione come un punto di riferimento importante. Io adesso aggiungerei, perché ritengo sia importante, Laudato sì, perché anch'essa, direi in una maniera più diretta, ha valorizzato il discorso della casa comune, dell'etica della cura, aprendo una prospettiva religiosa molto significativa che Amedeo Postiglione giustamente sottolinea. E certo, l'etica religiosa si apre finalmente al discorso dell'ambiente, ai suoi valori, ma questo vale anche per l'etica laica. Qui direi che c'è una felice convergenza tra quelle che noi convenzionalmente chiamiamo etica religiosa ed etica laica, proprio per quanto riguarda il discorso ambientale e l'etica della responsabilità. E qui sull'etica della responsabilità io ho trovato molto importante il discorso che viene fatto sui diritti, ma anche sui doveri, perché troppo spesso noi dimentichiamo i doveri. E qui Amedeo Postiglione individua molto bene quelle che sono i nostri doveri. Qui non ho il tempo di enunciarli, ma lui lo farà, perché ritengo che siano assolutamente correlati e che quindi per un'etica della responsabilità intesa in senso globale, le carte dei diritti, ma anche il discorso dei doveri sia importante. E poi consentitemi per concludere, io ho partecipato, lo ricordo con molta nostalgia, alla conferenza di Rio de Janeiro del 92 e dove ho sentito per la prima volta parlare di un Tribunale internazionale dell'ambiente, e questo mi ha aperto veramente una prospettiva di grandissimo rilievo che poi ha orientato anche tutti i miei studi sulla bioetica ambientale. Di questo bisogna veramente essere grati ad Amedeo Postiglione, che è stato uno dei protagonisti, e quindi qui il discorso riguarda l'ICEF, che è l'International Charter of the Environment Foundation, e di cui qui ci sono gli esponenti. Allora, io mi limito e mi scuso che forse ho abusato del tempo, ma sentivo il bisogno in questa introduzione di esprimere la mia gratitudine a Postiglione per quest'opera veramente importante, che segue un'altra opera che io ho amato molto. Che è la risposta alla crisi ambientale, che è del 22, che anch'essa apriva una prospettiva di tipo globale e una proposta operativa completa per il nostro futuro. Quindi io vedo quest'opera, non so se mi sbaglio e se Medeo può confermarmi, anche un po' come una continuazione di quest'opera che per me era stata molto preziosa. Bene. La parola allora da Medeo, o se preferite, non so se Medeo voglia intervenire subito, altrimenti io do la parola al professor Giorgio Grimaldi, che è professore presso l'Università degli Studi Link, l'Università degli Studi Link di Roma. Grazie, ringrazio, mi sentite? Sì. Sì, ringrazio dell'invito, l'Istituto, Pinuccia Montanari e soprattutto a Amedeo Postiglione per la bella opera, il bel compendio, diciamo, di documenti, anche di testi che sono contenuti appunto nelle Vie della Pace. Perché effettivamente rappresentano sicuramente dei contributi fondamentali per poter pensare, appunto, come si diceva, come diceva prima anche la professoressa Battaglia, per poter pensare un po' a come organizzare, a come in qualche modo potremmo dire la convivenza umana all'interno degli uomini con il loro ambiente, con gli ecosistemi. Ecco, i documenti sono molto densi e alcuni di essi trattano anche. Proprio in maniera capillare di un insieme di questioni, di problemi. Si fa riferimento
sia alle crisi ambientali che alle guerre. C'è anche un documento aggiornato che affronta proprio il tema della guerra della Russia contro l'Ucraina in una chiave generale, in una prospettiva globale. E poi si sofferma su un argomento che oggi sembra quasi un tabù rispetto anche al pensiero dominante, cioè la riforma delle Nazioni Unite. In qualche modo non se ne parla più perché sembra quasi un tema abbandonato, perché diciamo che non si vuole affrontare perché è ritenuto ormai sostanzialmente un'utopia, ma in realtà la maggior parte dei gravi problemi del nostro sistema internazionale sono dovuti al fatto che non è presente una prospettiva attualmente di costruzione politica di organizzazioni internazionali che siano capaci di rendere effettivo non soltanto il diritto ambientale, ma di garantire la pace a livello globale. Ecco, in questo sforzo che è fondamentale che ha fatto la Fondazione ICEF, appunto, in tutti questi anni vi è proprio questa tensione. Innanzitutto a mettere in rilievo il ruolo fondamentale dell'ordine internazionale come ordine che dovrebbe tutelare la persona umana e gli ecosistemi all'interno dei quali le persone umane e le comunità vivono. Quindi un riferimento alle persone, alla comunità come soggetti del diritto internazionale, insieme agli stati, insieme alle organizzazioni non governative, insieme diciamo a quel tessuto, ecco, di soggetti, di relazioni che dovrebbero essere organizzati. E poi ritengo importante proprio la sottolineatura su alcune proposte concrete per portare avanti la global governance ambientale attualmente e climatica. È necessario costruire proprio delle istituzioni che abbiano dei poteri. Io direi proprio delle autorità sovranazionali. E il tema sovranazionale significa che abbiano anche, diciamo, dei poteri autonomi che di fatto presiedano poi e possano in qualche modo garantire che i tanti trattati internazionali, o comunque i principali trattati internazionali, possano poi essere effettivamente applicati. Questo oggi ancora sostanzialmente manca, se non per alcuni ambiti. E sicuramente non ritorno sul discorso anche dei diritti e dei doveri, che giustamente è stato sottolineato. Un altro aspetto fondamentale è quello dei doveri e della responsabilità a cui si è fatto riferimento, ma ritengo, ecco, che se posso aggiungere qualcosa, si debba fare una riflessione non soltanto dal punto di vista giuridico ed etico come è presente in questi testi, ma in qualche modo collegare questa proposta da un lato con la costruzione effettiva di autorità, come dicevo prima, sovranazionali, no? Un'altra proposta fatta recentemente è quella sostanzialmente di creare una comunità mondiale, no? Diciamo comunque un'autorità sovranazionale per l'energia e l'ambiente che abbia un'alta autorità, cioè un organismo indipendente in grado, come l'alta autorità della CECA, pensiamo al processo di integrazione europea, con dei propri poteri autonomi limitati, ma che possano in qualche modo avere la possibilità di intervenire per rendere effettivi, soprattutto pensiamo all'accordo di Parigi, no? Quindi rendere effettivi quegli obiettivi nei confronti degli stati. Il problema attuale è che gli stati sfuggono spesso alle regole che loro stessi negoziano a livello diciamo internazionale attraverso i trattati, o perché non vi aderiscono, perché non li ratificano, oppure perché in qualche modo cercano di sfuggire per tante ragioni, no? Per motivi superiori. Sappiamo purtroppo che il tema della tutela dell'ambiente, il tema appunto del cambiamento climatico diventano immediatamente secondari nel momento in cui ci sono delle emergenze securitarie, o comunque nel momento in cui ho l'attenzione verso il terrorismo internazionale, la crisi economica, alcuni eventi che in qualche modo monopolizzano l'attenzione internazionale,
di fatto sviano da questo obiettivo generale. In realtà, ecco, questi documenti sono importanti perché fanno vedere come la tutela dell'ambiente e la pace sono interdipendenti, interconnesse pienamente. Quindi non si può costruire la pace se non si garantisce la tutela ambientale e la tutela per le generazioni future. E direi di più, un aspetto che secondo me andrebbe forse un po' più sottolineato, o perlomeno due aspetti che andrebbero forse più sottolineati sarebbero questi. Bisognerebbe incoraggiare tutti i processi di creazione di organismi intermedi, anche di tipo regionali, continentali, sovranazionali, come ad esempio il processo di integrazione europea, ma portarli in qualche modo sempre più verso una dimensione federale. Cioè in modo che queste organizzazioni abbiano le risorse anche economiche e le risorse giuridiche per poter garantire certi servizi, certi beni a livello globale e essere collegati a un nuovo sistema rinnovato delle Nazioni Unite. E secondo aspetto, appunto, il discorso economico che dovrebbe, attraverso delle forme di tassazione ecologica, garantire questi beni globali. Perché è un problema fondamentale anche per adesso quello che è il Green Deal, per esempio, europeo, che attualmente trova molte risorse anche nel Next Generation EU, per quanto attiene nello specifico all'Unione Europea, è il fatto, per esempio, che per poter in qualche modo portare avanti gli obiettivi ambiziosi, per esempio, che si è dato l'Unione Europea, servono comunque delle risorse. E queste risorse vanno in qualche modo reperite dando una struttura, quindi creando anche un bilancio di tipo federale che sia adeguato agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il rischio, se no, è quello che gli stati, soltanto attualmente il bilancio comunitario è ancora molto ridotto, per esempio per quanto riguarda l'Unione Europea, ma anche a livello internazionale, quello che è previsto già dall'Accordo di Parigi, no? Come il fondo. E fondo climatico verde, eccetera. Ecco, tutti questi strumenti ancora oggi trovano molta difficoltà perché poi è il volere dei singoli stati che di fatto poi determina la partecipazione o meno rispetto a queste iniziative. Ecco, quindi il discorso del federalismo globale, del federalismo mondiale si pone insieme alla costruzione appunto di una governance climatica mondiale, anche per un discorso, se vogliamo, di democrazia. Come sottolineato in questi documenti, la democrazia non va esportata, no? Giustamente è un processo anche da sviluppare, da costruire progressivamente, però è anche vero, come è anche detto nelle proposte fatte in questo volume, che è necessario sviluppare un'altra assemblea, accanto all'Assemblea delle Nazioni Unite, un'assemblea, potremmo parlare appunto dei cittadini del mondo, no? Un'assemblea dei popoli. Perché in qualche modo abbia risalto anche questa dimensione multilivello che ci potrebbe permettere di affrontare i problemi. Ecco, io mi scuso se anche io forse magari ho detto troppo, non vorrei portare via tempo ad altri interventi, mi ha entusiasmato e sicuramente trovo molto importanti questi documenti. Ho fatto riferimento soltanto eventualmente ad alcune integrazioni o accentuazioni rispetto a una prospettiva, possiamo dire, ecofederalista, possiamo dire, di federalismo ecologico che potrebbe permettere una gestione in base alla sussidiarietà di tanti problemi, ma soprattutto una riforma auspicata del sistema internazionale. Un altro punto essenziale è quello di eliminare ad ogni livello, e con questo chiudo questo mio intervento, il diritto di veto. Il diritto di veto che è presente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma è presente anche in tanti organismi internazionali e sovranazionali, anche all'interno dell'Unione Europea. Vi è il diritto di veto, per esempio, in alcune politiche, per esempio il Consiglio dei Ministri, sulla politica estera, sulla politica fiscale, per cui. Il diritto di veto paralizza e crea anche un ambiente psicologico nocivo rispetto alla possibilità di costruire insieme delle politiche e permette quindi, cioè, non permette quindi una gestione comune a livello sovranazionale. Questo è un problema molto, molto grave che deve essere affrontato. Io penso che debba essere affrontato.
soprattutto attualmente a livello europeo, per permettere una costruzione maggiore anche dell'ordinamento internazionale. Ecco, Confuso. E adesso non so se mi sentite ancora. io Sì. sì, abbiamo sentito un bellissimo intervento, grazie. Io cederei la parola ad Amedeo Castiglione, che ricordo è presidente onorario della Corte Suprema di Cassazione, nonché vicepresidente dei giudici europei per l'ambiente. Se vuole intervenire, e poi passiamo la parola alla dottoressa Anna Luisa. Io volevo anzitutto ringraziare moltissimo Pinuccia Montanari per il volume che stiamo esaminando insieme. Lei si è dedicata in tempi rapidi a realizzare questa pubblicazione, Le vie della pace, che ci consente di segnalare una tappa di riflessione sulla materia ambiente. È difficile per me non ringraziare Luisella Battaglia e il professor Sergio Grimaldi Giorgio. che ha accennato all'eliminazione del diritto di veto. Io mi porto dietro un ricordo di cui vi chiedo scusa, mi sorge spontaneo all'Università di Napoli. Quando negli anni 50 dovevo trattare una tesi di laurea sulle Nazioni Unite, il professor Quadri segnalava che le Nazioni Unite sono società delle nazioni, ma non hanno realizzato un principio di effettiva universalità. E faceva riferimento proprio al diritto di veto. Noi abbiamo visto gli effetti di questo diritto di veto quando una grande potenza come la Russia si fa giustizia da sola, senza invocare gli organismi pur esistenti, sia pur in modo imperfetto, nel sistema internazionale, la Corte internazionale dell'Aia e le altre corti che comunque potevano interloquire per una soluzione pacifica della questione ucraina. Ecco, io vorrei ricordare che questo testo, su indicazione di Pinuccia Montanari, è dedicato anche alla memoria di alcune personalità che sono state vicine alla evoluzione del concetto di giustizia portato avanti da tante persone, me compreso, insieme con le istituzioni. Ecco, questo è un punto importante. Noi abbiamo le nostre idee personali, giustamente, però le istituzioni vanno servite con coraggio e con indipendenza, e aiutate a dare una risposta. Chiedo scusa un attimo. Pronto? Non posso rispondere adesso, grazie. Grazie tante, grazie. La prima personalità che ricordo è quella di Edoardo Amaldi, ben noto a livello mondiale, Giuseppe Montalenti, Mario Pavan, Alexander Langer, e poi altre come Antonio Brancaccio, della Corte Suprema di Cassazione, Franco Frattini, ministro degli Esteri, soprattutto Giovanni Conso, che è stato presidente onorario della Fondazione ISEF per molti anni. Ecco, io volevo sottolineare alcuni punti, che cioè noi abbiamo avuto un sistema delle Nazioni Unite su cui ho fatto, a suo tempo ho fatto un certo approfondimento, perché era la mia tesi di laurea proprio in relazione ai conflitti, canale di Suez ed altro in Medio Oriente. Ecco, le Nazioni Unite hanno toccato il tema della sicurezza e della pace,
cercando di razionalizzare la prevenzione e risoluzione dei conflitti. In quest'ultimo periodo, purtroppo, qualcosa non ha funzionato a livello di grandi paesi, di blocchi di grandi paesi. Non si parla più dei due blocchi, est-ovest, in nome anche di una visione ideologica ed economica molto forte, ma di blocchi di interessi, di culture che non si ritrovano in un discorso comune di nuovo ordine internazionale. Quindi io sono molto preoccupato e sorpreso del fatto che l'ambiente rischia in questa situazione una sorta di, diciamo la parola per quello che è, di regressione. In termini di norme, in termini di impegni, in termini di visione complessiva di governance, perché quando c'è la preoccupazione del conflitto, addirittura localizzato in un grande paese europeo, ma in realtà fra Occidente ancora e Russia, con l'osservazione della Cina da una parte, dell'India e di altri grandi paesi. Quando c'è questa situazione, l'ambiente non può fare dei passi avanti. Nel preparare un piccolo contributo per il convegno che si terrà quest'anno, 18-19 ottobre, a una università di Budapest, del Forum Europeo dei Giudici per l'Ambiente, in questa conferenza annuale si affronterà il tema dei diritti umani per la protezione dell'ambiente e delle future generazioni. Quindi il tema dell'ambiente, per poter reggere ancora in situazioni come quelle a cui ho accennato, ha bisogno di agganciarsi a una filosofia forte che, a mio avviso, è l'unica possibile, quella dei diritti e aggiungo dei doveri umani. Sono sincero, quando abbiamo tentato di scrivere una provocatoria, tra virgolette, dichiarazione universale dei doveri, mi aspettavo sì, certo interesse, ma anche eventuali critiche, purché costruttive. In realtà questi contributi tradotti in varie lingue e pubblicati in questo volume che stiamo esaminando non hanno avuto una reazione degna di attenzione. Cioè è come se il problema dei doveri umani sfuggisse all'attualità. Noi ci riempiamo la bocca di diritti umani, inseriamo addirittura le future generazioni o come soggetti o come attenzione alla continuità genetica, continuità culturale dell'attuale umanità. Noi facciamo questo, ma senza andare in profondità a considerare l'albero complessivo dei diritti e doveri umani. C'è uno studioso di diritto internazionale di Siena, molto bravo, che ha segnalato questa solitudine un po' della Fondazione ICEF nel portare avanti questo discorso dei doveri. E gli dice, per esempio, che i doveri sono le radici del grande albero. I diritti sono quelli che emergono poi in superficie e non sempre sono diritti di pari livello e conformi ai doveri, alle radici profondi della costruzione dell'edificio dei diritti umani. Prima di sospendere questo mio breve intervento, vorrei accennare a due aspetti positivi che si sono verificati in questa estate, in questa primavera del 2024. Un primo aspetto
è quello che riguarda la Corte dei diritti umani di Strasburgo. Questa Corte si è pronunciata in materia di mutamento climatico, condannando la Svizzera come Stato membro del Consiglio d'Europa, per una serie di motivi in relazione alle persone anziane abbandonate, non difese adeguatamente durante il periodo estivo. La Corte ha deciso questo caso, su cui non mi fermo in particolare, ma è importante che una istituzione relativa a 46 paesi del Consiglio d'Europa abbia detto che i diritti umani sono legati al mutamento climatico, quindi all'ambiente nella sua complessità e unità. Un secondo elemento, questo non positivo dal mio punto di vista, per carità, riguarda l'autorità giudiziaria italiana che ha deciso in primo grado, il Tribunale Civile di Roma, un ricorso che era stato molto enfatizzato anni fa. Parlo di 3 anni fa. Addirittura si è parlato con entusiasmo di un giudizio universale, perché sono stati coinvolti più di 200 persone, alcuni bambini anche, e ben 24 associazioni più o meno note di protezione dell'ambiente. Contro chi? Contro lo Stato italiano. Questo Stato italiano ha reagito nel senso, a mio avviso, sproporzionato, nel senso di ritenere che c'è stato un attacco al suo ruolo istituzionale secondo i principi della divisione dei poteri, ed è ben noto che il difetto assoluto di giurisdizione in materia di diritti umani, pur invocati da questi vari organismi, deve essere l'estrema ratio, non può essere il rimedio ordinario. Io sto approfondendo un poco questa problematica e mi aspetto che qualche cosa cambi per non dare ragione a coloro che dicono che anche le autorità giudiziarie, dopo una certa fase, 2 o 3 anni fa, con l'Olanda, il Belgio e la Germania, in cui si sono esposte in materia di mutamento climatico, le autorità giudiziarie sostanzialmente si fermano sulla dimensione nazionale e sull'aspetto formale dell'osservanza delle norme internazionali, delle norme comunitarie, senza ulteriori considerazioni. Concludo con una visione un po' particolare. Io sono davvero convinto che i diritti umani non sono creati dagli stati. I diritti umani sono diritti umani. Preesistono agli stati, non sono attribuiti, octroyé, non sono donati. I diritti umani sono dei valori così generali e assoluti per l'intera umanità e per ogni singolo essere umano, per cui devono essere serviti dalle istituzioni. In questa logica, parlare di difetto assoluto di giurisdizione diventa per me, come magistrato, anche un po' difficile immaginare. Invece parlare di equilibrio nella soluzione dei complessi problemi di adattamento delle categorie giuridiche, di finalizzazione di queste categorie giuridiche, questo è legittimo, ma arrivare a un no assoluto, a entrare nel merito di questa problematica mi è parsa e mi pare qualche cosa di estremamente delicato. Io, se serve, posso intervenire successivamente, ma quello che volevo dire è che la Dichiarazione Universale dei Doveri,
se fosse possibile, dovrebbe fare dei passi avanti, anche un po' a livello politico. Quindi mi appello a Luisella Battaglia e agli altri autorevoli partecipanti a questo importante incontro perché si trovi il modo di mettere la propria firma, la propria immagine. Lasciamo stare Amedeo Postiglione. Ha già dato, ecco, quello che modestamente poteva dare. Basta. Adesso l'ambiente è quello che è in senso oggettivo e in senso soggettivo. Quindi cerchiamo di evitare questo pericolo denunciato da tanti amici anche a livello internazionale di una regressione del diritto internazionale anche nella materia dell'ambiente. Senza pace, non c'è protezione dell'ambiente, perché la guerra distrugge le persone e l'ambiente. Un ultimo cenno, prima che intervenga di nuovo, riguarda l'atteggiamento verso la guerra in Ucraina con due contributi che sono pubblicati. Perché questi contributi? Indicati da chi? Da nessuno. Abbiamo scritto da inesperti sulla guerra in Ucraina. Abbiamo ritenuto, in base al diritto internazionale, che la Russia ha sbagliato giuridicamente a invadere un paese facendosi giustizia da solo, sia pure per un'area definita al confine e soprattutto per la Crimea. Abbiamo espresso delle opinioni. Una soluzione politica è una soluzione politica, una soluzione giuridica è sempre quella auspicata e necessaria, però qualcuno deve pur cominciare senza chiudersi nell'assolutezza del principio. Io non cedo, tu non cedi. E qui non è questione solo dell'Ucraina. Se l'Ucraina resiste è perché l'Alleanza Atlantica e i paesi dell'Occidente vogliono che viva ed è giusto. La Russia è un grandissimo paese, fra l'altro molto stimato da me come grande paese nella sua storia, nella sua cultura. Putin ha sbagliato, ha fatto un errore politico grave. Non deve insistere oltre, però questo non esclude che esistono delle istituzioni internazionali, anche giudiziarie, che se ne possono occupare. Intanto una soluzione politica equilibrata che comporti un qualche piccolo sacrificio in vista di una rinascita del bisogno di unità della comunità internazionale. Mi ha molto sorpreso, dopo tanti anni, rileggere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Verso la fine, articolo 28, 29 e 30, si enuncia un principio interessante, che l'ordine mondiale è un diritto umano. Noi siamo abituati a vedere i diritti umani elencati in un certo modo. Invece qui questo concetto di ordine internazionale è riferito a un diritto-dovere umano, di ogni uomo si dice, dovere di ogni uomo. Quindi sogniamo noi, ma sognava anche la Carta del 48 nello stabilire che la comunità umana è responsabile in prima persona, in quanto diritto-dovere umano, di costruire l'ordine internazionale, certo in collaborazione con le istituzioni. Grazie. Ma molte grazie. Io ricordo che uno, secondo me, dei capitoli più significativi del libro è proprio il capitolo sesto, Dichiarazione Universale dei Doveri,
dell'uomo e dei popoli. Io, per quanto mi riguarda, mi impegno a divulgare questa filosofia dei doveri che io ritengo sia fondamentale e mi piace, ecco, c'è un'espressione bellissima che dice i doveri esprimono la dignità della libertà umana. È bellissima questa espressione. E bene, io mi auguro che avremo il tempo e il modo, magari in un altro incontro, di approfondire questo importante capitolo dell'etica pubblica, quella dei doveri. Adesso io passo la parola per continuare il dialogo alla dottoressa Anna Luise, che è dirigente di ricerca associato ISPRA e corrispondente tecnico-scientifico della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. Prego. Con il microfono. Ecco. Allora, intanto un saluto molto affettuoso al professor Postiglione. Non ci vediamo da tempo. Questo periodo virtuale io ci vediamo in due dimensioni, non mi piace per niente. Spero di incontrarci di persona presto perché veramente è avvilente. Qualche conferenza la stiamo facendo, qualche incontro in persona, oggi ne ho fatto uno. Due. Comunque, allora, il libro è un libro fondativo, è un libro faticoso, è un libro interessante, molto interessante, che ci dà una roadmap, ci racconta una strada fatta. Io non sono un giurista, non ho una raffinata conoscenza, appunto di teorica sui temi, ma sono una pratica, nel senso che gran parte del mio lavoro è stato speso negli ultimi 20 anni per fare negoziati internazionali. Quindi quello che diceva il professor Grimaldi su il multilaterale e la sua attuazione a livello paese mi tocca proprio molto da vicino. Ma mi tocca da vicino anche il tema che il presidente Postiglione ha scelto, che è quello della pace. Della pace io la giro sul conflitto, no? La pace è l'assenza di conflitto. Niente come le questioni ambientali sono influenzate da conflitto e generano conflitto. Questo è un elemento che sicuramente va tenuto conto sempre, che poco e viene essenzialmente trascurato. I conflitti che hanno alla base questioni ambientali sono infiniti nel mondo. Noi vediamo solo quelli macroscopici, evidenti, che servono per il controllo delle risorse. Sia il conflitto in Ucraina, sia il conflitto tra Israele e Palestina e la striscia di Gaza, insomma, la questione palestinese è talmente un intrico che è sempre un po' difficile definire con chi è in conflitto con chi. E sono questioni che hanno comunque a che fare con le risorse, ma che comunque determinano un deterioramento ambientale enorme, di cui non si tiene conto, che continuerà a essere un fardello sulle spalle di un'umanità ormai così dolente che sembra quasi piegata da questa situazione. Quello che vedo nella mia attività di negoziatore, quindi di discussione, è che il punto principale è, come già si diceva, è quello che poi in questi grandi incontri, dai 200 quasi 197 membri delle Nazioni Unite che hanno ratificato la Convenzione di desertificazione al G7, che in fondo sono 7 paesi più l'Unione Europea, in fondo hanno lo stesso tema. Ci si mette d'accordo, si fa fatica negli ultimi anni anche a mantenere un livello decente di collaborazione. Persino l'Agenda 2030, che sembrava scolpita nella pietra, si prova a metterla in discussione, ma attraverso il richiamo continuo che i pacta sunt servanda, che dovrebbe essere la regola del rapporto tra paesi, della
politica globale, quello insomma è ancora difficile, ma la cosa più difficile è fare in modo e creare dei meccanismi che li rendano poi attuativi e attuati. Le convenzioni hanno la ratifica è molto poco, le direttive hanno lo stesso meccanismo, le direttive europee, ma come vediamo non è abbastanza. Cioè le leggi di ratifica, le leggi che introducono nella giurisprudenza, nel quadro giuridico, nazionale, quello che viene definito nel quadro giuridico globale, è persino quello, e non viene attuato naturalmente, non sempre c'è questo meccanismo, ma anche quello è troppo poco. Noi vediamo che il nostro paese preferisce pagare le multe all'Unione Europea piuttosto che ottemperare ai patti che ha peraltro contribuito a definire. Noi sembra sempre che l'Europa sta da un'altra parte. No, tutto quello che viene fatto viene negoziato con i paesi, viene negoziato con gli stati membri, ci sono tavoli tecnici, tavoli politici, c'è di tutto in cui si discute 2000 volte la cosa e quindi così. Io non riesco a immaginarlo però questo meccanismo. È molto interessante l'idea dei corpi intermedi, è assolutamente affascinante, interessante la visione di un'assemblea dei popoli. Tra l'altro adesso c'è l'Assemblea ambientale delle Nazioni Unite, in parallelo all'Agenda 2030 era stata fatta anche la proposta di avere di trasformare l'UNEP, che è un programma, in un'agenzia, quindi dotata di maggiore efficacia e quindi maggiore capacità di azione, e quello di allargare quella che era l'UNEA un tempo solo l'assemblea dei paesi che contribuiscono all'UNEP, adesso è diventata un'assemblea universale, insomma, a partecipazione universale, ma non serve a niente. Io ho seguito i negoziati dell'ultimo UNEA a febbraio, marzo, tra febbraio e marzo, e devo dire che anche lì i risultati, le resolution che sono state approvate sono veramente deboli. Quindi, quanti livelli abbiamo sul quale ragionare? Abbiamo il livello di quello che sta diventando il negoziato globale, quindi gli accordi globali, che hanno tutti i difetti di questo mondo, ma guai se non ci fossero. Naturalmente le Nazioni Unite sono fragili, sono deboli, sono vigorose pacche sulle spalle dei paesi, ma poco di più, però guai se non ci fossero, perché sarebbe un disastro. Abbiamo poi i meccanismi di controllo che sono, da una parte, l'UNEA, tra l'altro le conferenze delle parti, dall'altra tutte le riunioni dei paesi, che non sono conferenze ma sono delle assemblee di condominio, come dice qualcuno, e come nelle assemblee di condominio ognuno cerca di fare quello che gli interessa senza fare altro. E questo è il livello di attuazione dell'accordo. Poi abbiamo l'ultimo, non so, quella che traducendo implementation in italiano, l'implementazione di questi che sono stati gli accordi presi, che è veramente un mistero, nel senso che sono affidati a dei meccanismi che da una parte sono poco controllati e controllabili. Vi ricordo che le convenzioni ambientali non hanno nessun meccanismo di compliance, quindi se tu non le rispetti non succede niente. Si è provato a farlo con l'accordo di Kyoto, il protocollo di Kyoto, non ha funzionato lo stesso, i governi hanno preferito pagare quelli che per i governi sono quattro soldi, ma fare quello che gli pare. Gli NDC del Paris Agreement non hanno nessun meccanismo di compliance. E quindi quello che succede a livello nazionale, perché se non succede a livello nazionale, a livello locale, non, allora potremmo forse capovolgerla questa dinamica, cioè partire dal livello locale, cioè partire dal capire che cosa sono,
Allora, i problemi ambientali, tra l'altro, sono globali, ma sono locali, nel senso, come ci ha insegnato Rio 92, pensa globalmente, agisci localmente. Per pensare globalmente, probabilmente dobbiamo intanto pensare localmente per agire globalmente. Dovremmo anche cercare di proporre una dinamica naturalmente reciproca e circolare di questo tipo di approccio. Che cosa succede sul territorio? Che cosa la gente veramente vive come minaccia sulla propria sopravvivenza? Come dice sempre Grazia Francescato, il pianeta va avanti, siamo noi che siamo destinati a un collasso. La Terra in qualche modo troverà un suo equilibrio tra milioni di anni, ma noi siamo destinati, se i trend che vediamo sono così, e su questo Ugo Bardi ci sa dire molto su quello che sono gli andamenti delle questioni ambientali in senso stretto. Proviamo quindi un po' a rivoltare la prospettiva, a prenderla dall'altro lato, cerchiamo di capire. Questo non si fa. Ma questo non si fa mai, insomma, la fase di partire da quelli che sono i fenomeni, noi cerchiamo di farlo naturalmente. Io vivo in un ente di ricerca che naturalmente, la ricerca naturalmente si fa sul territorio. Portarlo poi verso la decisione globale è difficilissimo. La decisione globale, il multilaterale, eccetera, va a finire, ha una sua storia, un suo passaggio, una sua costruzione che molto spesso prescinde totalmente le vite e le quotidianità degli individui. Questo per dire che probabilmente è vero, bisogna cercare di inventare, proporre a noi stessi di pensare questo meccanismo in una maniera innovativa. Oserei dire non lineare, ma è un po' troppo complicato. Stamattina abbiamo fatto un evento sulla conoscenza scientifica, sul rapporto con l'informazione, il rapporto con la decisione, con i sistemi decisionali, e veniva fuori molto questo tipo di esigenza. Ecco, dobbiamo uscire dai nostri sentieri. Probabilmente dobbiamo proprio imparare un nuovo modo per pensare al mondo. Tutto quello che c'è adesso è il frutto, di un'estrema conseguenza di un positivismo che ha spezzettato i problemi, per carità, regalandoci una comprensione dei problemi molto profonda, molto importante, molto altamente specializzata, ma troppo specializzata. Dobbiamo cercare di imparare a vedere i problemi in una maniera complessa, in una maniera più integrata tra loro. Comunque io ringrazio il professor Postiglione, perché quel libro per me diventerà una specie di Bibbia. Dire Bibbia forse può essere, no, vabbè, insomma, un po' così, insomma, ma giusto perché è una specie di handbook, di un strumento di lavoro, perché c'è tutto quello che di più rilevante abbiamo visto. Cosa fare? Francamente, tanto. Cerchiamo di non farci spaventare, come dice Morton, di non creare, di non guardare a questi come degli iperoggetti e quindi lontani da noi. Amedeo, vai. Il dialogo continua, ecco, la parola da Amedeo. Grazie. Non si sente però. Amedeo, puoi parlare? Sì, Amedeo, eh sì. no, volevo ringraziare Anna Luise Lispra e dire che nel volume
Noi ci siamo permessi di segnalare in modo formale anche riconoscente gli interventi del Capo dello Stato in ben tre convegni sul tema del mutamento climatico nel 2016 a Monte Cassino, nel 2017 alla SIOI qui in Roma e poi al Comune di Roma, Roma Capitale. Nel 2018. Questi interventi del Capo dello Stato sono particolarmente importanti per noi. Il Capo dello Stato ha ricevuto formalmente proprio in delegazione la Fondazione ICEF, che è un organismo che è stato sempre un po' collegato con la Corte di Cassazione, con altre istituzioni, ma non ha contato sul denaro, sui soliti contributi che purtroppo sono legittimi, ma noi vediamo l'aspetto soltanto progettuale della governance, fra cui la giustizia internazionale. Io confesso sinceramente, come magistrato, come mentalità, che l'approccio all'ambiente per me ha significato soprattutto considerare il mio ruolo anche nella difesa dell'ambiente in quanto magistrato. Sempre pensato che se l'ambiente senza una garanzia di giustizia, anche in sede globale, non può reggere perché il sistema, nazionale non è sufficiente, anche il sistema comunitario non è, sufficiente. Ora, prendo atto che questa governance globale non si è realizzata e non per colpa di chi ha sognato, ecco, ma perché non si è realizzata. Evidentemente la comunità umana ritiene, il mondo politico globale ritiene che noi non è una priorità un ordine internazionale più definito. E ci sono delle resistenze. Dico soltanto una cosa, approfondiamo questa problematica. È più che chiudersi, ecco, troviamo dei meccanismi sociali, scientifici, culturali, politici, anche nuovi. Per esempio, in materia di mutamento climatico, si mette in discussione si mettono in discussione le categorie giuridiche costruite in centinaia d'anni nei vari paesi. Perché? Perché il problema è nuovo. Occorre trovare categorie giuridiche più adeguate a queste problematiche. Non bisogna avere paura io quando vedo che le future generazioni vengono in qualche modo anticipate davanti ai giudici. Mi commuovo, sono interessato, però già esiste oggi una rete di sufficienti ragioni giuridiche e politiche forti per dire che la comunità internazionale deve cambiare e darsi un ordine diverso. Lo dobbiamo esigere già come generazioni presenti, perché ci sono i presupposti per poterlo fare e doverlo fare. Ecco, io non aggiungerei altro. Vorrei sentire se è possibile anche altri interventi. Non so, vedo Christopher Garaventa, Ugo Bardi ed altri. Non so se abbiamo tempo di poter fare altri Sì, interventi e mi certo. rimetto alla Ad presidenza. esempio, grazie. Io qui stavo pensando che dare la parola, mi sentirei anche di dirlo, a chi ha collaborato al volume. Qui abbiamo Pinuccio Montanari, quindi mi sembrerebbe molto importante che il suo intervento a questo punto. Poi naturalmente il dibattito si apre.
Sì, grazie, grazie Luisella. Ma guarda, volevo solo ricordare due aspetti. Uno, che questo volume nasce dal Forum Donne ICEF per una Ecco, democrazia ecologica, e questo è questo importante perché importante. nasce anche proprio da una riflessione che, come donne, a partire anche dal libro Spigolatrici d'ambiente che abbiamo realizzato sempre come ICEF, abbiamo voluto riprendere in mano i contenuti essenziali della proposta, appunto di un Tribunale internazionale dell'ambiente che giudichi appunto i crimini ambientali come crimini contro l'umanità, e quindi riprendendo questa riflessione dei nuovi diritti, no, accanto ai diritti sociali, civili, politici, quella dei diritti ambientali come diritti fondamentali. Qui vorrei ricordare anche un'altra figura a cui è stato dedicato questo libro, che è la costituzionalista Lorenza Carla Sarre, che ha lavorato tanto proprio su questa dimensione. E in particolare, però, secondo me, questo volume è veramente uno strumento di approfondimento, perché introduce, passo passo, delle questioni che possono trovare anche, diciamo, nel diritto una risposta. Ecco, allora, rispetto al tema della guerra, ha già detto Amedeo, ma insomma, è importantissimo, che noi rivendichiamo appunto il ruolo dei diritti, perché il diritto è quello che garantisce la convivenza umana, e quindi è una, diciamo che è una prospettiva necessaria, perché senza le regole del diritto veramente non esiste convivenza umana. E quindi noi abbiamo, secondo me, l'obbligo, il dovere di rimettere al centro questa dimensione appunto de del ruolo fondamentale degli accordi che la comunità ha, diciamo, a cui si è vincolata e che sono essenziali. E così in ogni ambito, da quello appunto che riguarda tutti gli inadempimenti rispetto, e lì anche Anna Luiz ci può, che ha seguito anche recentemente il G7, ci può dire, insomma, rispetto agli inadempimenti climatici da parte dello Stato italiano, le obbligazioni appunto giuridiche di riduzione delle emissioni, che né le città né altri appunto gli stati stanno di fatto rispettando. Ma la cosa che trovo interessante in questi articoli, in questi saggi e studi che abbiamo messo insieme appunto di Amedeo, sono ad esempio come, ad esempio, anche la questione dei migranti, che apparentemente sembra una questione assolutamente lontana, viene affrontata nell'ambito della garanzia del diritto alla vita in senso estensivo. Richiamando appunto una sentenza della Corte Costituzionale in cui si dice che proprio la situazione di degrado ambientale e il cambiamento climatico possono compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali e devono essere valutate in concreto anche nel settore della protezione umanitaria dei migranti. Che questo, secondo me, è un aspetto assolutamente non sottovalutato. Cioè il diritto, noi poi con Amedeo abbiamo affrontato il problema dei profughi ambientali da tantissimi anni, ma in genere viene affrontato come un tema sociologico, insomma, come un tema. Invece in questo volume ne viene evidenziata proprio la dimensione giuridica, ecco, e come questa dimensione giuridica può essere addirittura appellata da parte dei migranti per un riconoscimento anche formale della loro condizione, del loro diritto ad esistere, ad esempio, nel territorio oggi dove sono scappati. Oppure c'è tutto il tema dell'inadempimento di obbligazioni in tema di contrasto al cambiamento climatico e il ritardo governativo sulle fonti rinnovabili. Anche qui si citano appunto delle sentenze che sono importantissime, perché questo tema appunto del ritardo governativo nell'applicare e nell'utilizzo delle fonti rinnovabili è un tema, non è solo un tema politico-energetico, ma diventa un tema di giuridico fondamentale, e quindi credo che apra, e così sono tantissimi, io faccio solo questi due esempi perché sono anche un po' molto diversi tra loro, cioè quindi la guerra e la dimensione giuridica rispetto alla guerra che non possiamo abbandonare, cioè è un tema centrale, cioè non, se no la comunità umana davvero non esiste poi. E il tema appunto del ruolo dei governi rispetto al cambiamento climatico, e il tema appunto anche di questa inevitabile situazione delle migrazioni, che però anche in questo senso trovano anche nel diritto un loro riconoscimento. Ecco. Poi, come dico, questo volume è ricchissimo. Noi che insomma abbiamo un po' analizzato tutti i documenti per ordinare
seminari all'interno del volume, abbiamo veramente riscoperto una ricchezza anche di proposte concrete molto molto interessanti. E quindi mi fermo qua, non voglio dire altro. Si apre il dibattito e quindi vedo Gobardi, Giulio Barbieri, vedo molti amici anche a voi, quindi la parola. I temi sono molto ricchi, molto importanti. E naturalmente se Amedeo vuole intervenire subito in risposta a Pinuccia. C'è una piena condivisione in questo. La novità è che Pinuccia insiste giustamente per una traduzione in inglese di una parte di questi testi, cosa che stiamo già facendo. Si cerca di dare una dimensione più pratica di utilizzo a livello esterno all'Italia, in modo da avere un riscontro. Quindi sì, questa preoccupazione di Pinuccia Montanari, anche di Letizia Postiglione Blomestein, di Deidre Kessel-Pirro, che ho sentito oggi, di numerose altre donne della Fondazione ICEF, questa preoccupazione è del tutto legittima. Cioè cercare di incoraggiare a una verifica anche culturale su questi temi. Cioè in sostanza un po' la politica dà le risposte che dà o non dà le risposte che potrebbe dare, però è la comunità umana, religiosa, scientifica, culturale, sociale che si deve far carico del problema del mutamento climatico. Io mi permetto di ricordare un punto a cui sono molto affezionato, cioè quando nel 2015 siamo stati con la fondazione a Parigi, un giornalista inglese mi ha avvicinato dicendo: "Ma perché non parlate della estrazione delle energie fossili dai mari e dalla terraferma, cioè la produzione delle energie, che è un mercato separato se non si interviene sulle cause, ma guardate solo agli effetti, cioè alle emissioni finali delle attività umane, che sono una enormità, diventa ingovernabile il problema del mutamento climatico." Questa provocazione è stata trascurata. Anzi, noi notiamo che l'Arabia Saudita, il Qatar e altri paesi si fanno avanti per organizzare conferenze internazionali, guarda caso proprio sul tema del mutamento climatico, e sono i principali produttori, fra i principali produttori di energie di origine fossile. La guerra in Ucraina è stata accompagnata da violente discussioni, come voi ben sapete, come tutti sappiamo, sulla paradigma energetico, su come recuperare quelle energie che venivano dal nord Europa, anche dalla Russia, per farle comunque recapitare al paese, all'Italia come altri paesi. Quindi effettivamente noi ci troviamo davanti a un problema ambientale che non va affrontato nel senso, diciamo, di sentirsi sconfitti perché non si risolve. Noi dobbiamo proporre il problema ambientale anche rispetto al tema della produzione delle energie di origine fossile, perché se si continua a estrarre dal mare, è un problema pratico, concreto. Quelle energie vanno poi utilizzate, perché si è fatto tanto per estrarle,
vanno commercializzate, vanno utilizzate poi a livello mondiale. Quindi questa problematica è una problematica giuridica, politicamente molto delicata, ma proprio per questo bisogna che qualcuno cominci a occuparsene in modo serio e a porre all'ordine del giorno, come a dire abbiamo capito e voi dovete sapere che noi abbiamo capito che questi sono problemi che vanno posti e affrontati alla luce del sole. Se lungo l'Adriatico l'Italia fa dei sacrifici per evitare estrazioni di origine fossile, dall'altra parte dell'Adriatico si continua a dare autorizzazioni, è chiaro che il meccanismo non funziona. E così di seguito. Ecco, la Russia deve sapere, da una parte, che può essere un grande bene per il mondo intero, il suo patrimonio in Asia, in Europa, soprattutto in Asia, di acqua e di risorse anche naturali, e di biodiversità che esiste, ma deve evitare di riproporre metodologie non giustificate veramente da necessità. Questo vale anche per gli Stati Uniti che, dal mio punto di vista, non avanzano delle soluzioni chiare, ripetendo giustamente dei concetti come non bisogna aggredire. Certo che non bisogna aggredire. È stato fatto, è stato violato il diritto internazionale e con ciò facciamo una guerra globale, perché Ora, dietro, certo. ecco, noi non possiamo, questa è la mia opinione personale. Non me la sento io di dire. Certo che Hitler ha approfittato nell'Europa all'epoca, però non oso immaginare che la Russia va messa in condizione di doversi difendere, a prescindere dagli interessi diretti della NATO o di quant'altro. È l'intera comunità internazionale, i grandi paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America del Sud che devono concorrere con l'Occidente per trovare soluzioni innovative. Insomma, non c'è alternativa alla guerra se non la pace, la risoluzione pacifica delle controversie. Quindi la riforma delle Nazioni Unite veramente è una necessità. Assolutamente è inconcepibile che Putin si mette da una parte del tavolo e Macron dall'altra parte, oppure il segretario generale delle Nazioni Unite. Ma non si deve permettere un soggetto di fare questo. Non lo deve fare perché non lo deve fare e lo dobbiamo dire insieme, a prescindere dall'orientamento di partito o quant'altro. Allora, una volta detto questo, se si scopre che, per esempio, la Crimea è stata sempre russa per secoli, e pare che sia vero, se si scopre addirittura che nel 1954, ancora col regime sovietico, Khrushchev cede un provvedimento amministrativo interno, l'Ucraina, cede all'Ucraina la penisola di Crimea. Che cosa ne dobbiamo trarre come conseguenza? Che hanno torto gli amici dell'Ucraina, hanno ragione quelli. No, questa è la realtà. Più esattamente, qual è la realtà? Che l'ombrello che esisteva all'epoca di Khrushchev, che garantiva alla Russia, alla Federazione Russa, di poter un certo margine di manovra, ma senza modificare gli equilibri globali, questa esigenza collettiva
esiste tuttora. Quindi bisogna trovare un modo politico questa volta per dire alla Russia: tu questo lo devi fare, contenere le tue rivendicazioni, sottometterti al giudizio anche internazionale, ma se l'Ucraina effettivamente rivendica la totalità dei confini preesistenti, allora la guerra fra l'Occidente e la Russia diventa una inesorabile necessità fino alle estreme conseguenze. Ed è esattamente quello che bisogna evitare. Cioè, gli Stati Uniti devono fare politica in questa materia e dare una prospettiva positiva di soluzione che non si ferma ai vantaggi collettivi, come se si dovesse spartire una torta nell'Ucraina fra l'Occidente e l'Oriente. Certo che l'Ucraina ha bisogno di un punto di riferimento libero e lo deve avere in Europa, in prospettiva anche la NATO, quando le condizioni discusse e condivise si realizzano. Questo è un modo di ragionare naturalmente sbagliato per i grandi della geopolitica, ed è sbagliato perché si va avanti per vedere come va a finire, per vedere che cosa farà l'altro. Di' intanto che cosa tu vuoi oggi, dillo alla luce del sole, assumiti la responsabilità, tu governo americano, Trump o Biden, di risolvere. A me dispiace dover dire che quando nel 2014 è scoppiato il problema in una notte soltanto, della Crimea, il presidente degli Stati Uniti si è opposto a qualsiasi tipo di intervento e ha richiamato Biden, che era vice, a stare tranquillo. E si sono fatti gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Ora, se c'erano motivi per lasciare da parte la penisola di Crimea nel 2014, a maggior ragione dovrebbe essere oggi attuale la possibilità di lasciare la Crimea e trovare una soluzione per il Donbass che sia condivisibile con il principio della libera determinazione dei popoli, secondo un minimo di criteri di rappresentatività di questa popolazione. Queste opinioni, naturalmente, sono opinioni personali, però insomma, confrontiamole e troviamo che spero vivamente che esca fuori effettivamente il problema politico in discussione. L'Ucraina è un grande paese, l'Ucraina ha diritto a scegliere come deve scegliere, però la Russia deve placarsi davanti a un discorso che è giuridico e politico di responsabilità. E io ho Questo significa, fiducia. scusami, ma questo è un discorso che condivido pienamente perché è quello che in qualche modo cercavo di dire. Dobbiamo cercare un modo diverso da quello che ci viene servito da una parte o dall'altra, cercare di capire che ogni problema ha aspetti diversi, non puoi vedere una cosa da un solo punto di vista. La guerra russa-ucraina. Io non riesco a pensare da che parte stare. Io non sto dalla parte di nessuno. Io cerco di capire, come stai No. facendo tu, di capire quali sono gli elementi in gioco. E aggiungo che nel 2014 gli accordi erano stati presi e non rispettati dall'Ucraina ed erano accordi che la Russia aveva forzato. Quindi c'era già un disequilibrio. Questo però, quale può essere il nostro ruolo? Io questo ti chiedo, quale può essere il ruolo di persone che cercano di pensare al di fuori del mainstream, al di fuori della banalità
della narrazione che ci viene a manita tutti i giorni. Io prima stavo guardando sul cellulare una cosa. Dove, a che punto mette Repubblica adesso la guerra in Ucraina? La mette molto giù. Prima ci sono altre sciocchezze, Certo. importanti, ma altre sciocchezze. Sì, Grazie. beh, io penso che una fondazione a carattere non partitico, come la fondazione ICEF, con un gruppo di persone libere di quale che sia l'orientamento poi privato, questa associazione ha insistito sul tema della giustizia. Allora, a Putin bisogna dire, tu avevi la possibilità di sollevare davanti alla Corte internazionale il problema della violazione degli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Quello dovevi fare. Cioè, Certo. non potevi tu fare quello che hai fatto, cioè invadere l'intero paese. Se gli americani non intervenivano con i servizi di sicurezza, sarebbero arrivati immediatamente a Kiev, dall'alto, con migliaia e migliaia di carri armati. Poi Quello hanno che stanno deviato facendo verso. adesso. Adesso distruggere un intero paese con migliaia e migliaia di morti, sia russi che soprattutto ucraine, famiglie, beni materiali, eccetera. Questo non una guerra di logoramento con le Nazioni Unite che sono come paralizzate. Ma che cosa andiamo a dire ai giovani, alle nuove generazioni adesso? Non è concepibile. Noi stiamo portando avanti da anni il concetto che l'ambiente e la pace sono dei diritti umani, cioè riferiti alle singole persone umane. Addirittura, come ho accennato prima, la carta la Dichiarazione Universale parlano di un diritto umano all'ordine internazionale. Quindi l'ordine internazionale non è un regalo che fa la politica, ma è un diritto umano che va esercitato, senza offesa per i governi, al contrario, come collaborazione alle istituzioni che abbiamo. E quindi a questo punto l'ordine internazionale deve nascere nel rispetto della legalità. Esistono le istituzioni giudiziarie internazionali. È merito anche dell'Ucraina avere predisposto subito una serie di meccanismi di coinvolgimento di tutte le istituzioni giudiziarie possibili per occuparsi dei problemi anche umanitari dell'Ungheria. Ora, questa via è una via importante. La Russia risponderà in due modi: o diventando un'autocrazia anche violenta e senza controllo all'interno, oppure aprendosi in qualche modo non solo all'Occidente, all'Europa, ma aprendosi al resto della comunità mondiale, ai grandi paesi, per spiegare che cosa vuole fare, dove vuole andare. Un paese immenso, di due continenti, ha bisogno di esasperare un problema in Europa, profittando della cosiddetta debolezza dell'esercito europeo o di quant'altro. È Macron che parla di interventi, ma non, siamo fuori dalla Grazie realtà. mille. Non vedo. Scusate, io vi devo salutare perché tra un quarto Io d'ora va chiedo via scusa, il ma mi medico da sono. cui devo. No, Ho io sono cercato. affascinata da queste discussioni, ne parlerei per Un ore minimo di e buon senso, ecco, un minimo di buon senso ore. Però. di equilibrio. Però il pugno duro dell'Occidente non deve essere nel senso della minaccia, tu devi fare gli interessi miei su questi. No, tu hai sbagliato nel fare quello. Esistono gli organismi internazionali di garanzia che devono continuare ad esistere. Li voglio o non li voglia la Russia, la Federazione Russa. Nello stesso tempo, una soluzione politica si trova equilibrata.
Si cambia pagina, si apre una nuova frontiera di collaborazione con l'aiuto anche dell'India, della Cina, del BRIC, di quant'altro. Insomma, il mondo non si ferma davanti a un problema di questo genere. Sono quasi 3 anni, adesso basta. Noi queste cose le abbiamo dette, scritte col cuore, senza che nessuno ce l'abbia imposte. Amici come prima, che cosa dobbiamo dire? L'ambiente risente di questa involuzione a livello internazionale, quindi questa parola tragica, regressione del diritto internazionale, sia per la sicurezza e la pace, sia per l'ambiente comune. Grazie. Ugo, mi piacerebbe sentire cosa ne pensa Ugo Bardi. Ringrazio per questa interessantissima storia, mi trovo un tantinello spiazzato perché non è il mio campo, quindi io sono uno modestissimo studioso di modelli dinamici. Quello che posso dire per vostra curiosità, che l'ultimo studio che abbiamo fatto con i miei colleghi, che sono più bravi di me a maneggiare statistiche e formule, equazioni e modelli dinamici, ci diceva che le guerre sono un fenomeno statistico, indipendente da quello che le persone di buona volontà fanno normalmente, cioè la guerra negli ultimi 500 anni, che è il periodo per il quale abbiamo dati, seguono una legge di potenza, ovvero le guerre più grandi sono meno probabili di quelle piccole, che forse dicevate ci voleva tanto, tanti modelli matematici per inventarti una cosa del genere, no, però possiamo stabilire un coefficiente probabilistico che ci dice qual è la probabilità che una guerra abbia una certa dimensione. E quello che noi scrivemmo in questo articolo che abbiamo pubblicato qualche anno fa, e non siamo i soli, è una cosa a questo punto abbastanza nota perché gli statistici si occupano di guerre da un pezzo, e quindi si vede che non ci sono cicli, si va a probabilità. Quindi scrivemmo che era possibile, forse anche probabile, un aumento della violenza con l'entrata in gioco di una guerra, forse anche molto più grande di tutte le guerre che abbiamo mai visto nel passato. E quindi purtroppo queste cose sono molto difficili da evitare. Almeno negli ultimi 500 anni le guerre sono state un fenomeno che si autoproduce, si autogestisce un po' come una legge della fisica, e fa un po' dispiacere pensare che come esseri umani non abbiamo grandi possibilità di intervenire su questa cosa, a parte individualmente restare umani per quanto possibile, perché chiaramente la situazione attuale non è tanto una questione statistica quanto una forma di avvilimento morale, se volete usare questo termine, per come i nostri colleghi umani reagiscono di fronte alla situazione glorificando la violenza e pensando che i problemi si risolvano aumentandoli, che è anche un'altra cosa che si trova dai modelli dinamici, cioè quando ti trovi un problema, è stato dimostrato dai grandi dinamicisti del passato che i politici tendono ad agire sulle leve che lo creano, peggiorandolo. È un'osservazione che non riusciamo a quantificare in termini di legge della fisica, però vediamo che succede sempre così. Infatti abbiamo, come diceva giustamente il dottor Postiglione, c'è stato tutta una serie di eventi che nel 2014 si facevano certe cose, si dicevano certe altre cose, poi improvvisamente è diventato impossibile risolvere un problema che nel 2014 si era bene o male risolto attraverso un accordo di massima, adesso si può risolvere solo con la guerra. Perlomeno questo è il ragionamento che ci viene fatto sui giornali, sui quotidiani, sui media, sui social e ovunque. Quindi
E quindi vi concludo dicendo che sto facendo un mio piccolo studio statistico che sembra indicare che molto sfortunatamente, questo ve lo dico in modo confidenziale, non lo dite a nessuno, anche se questa conferenza, questo disco verrà diffuso, ma insomma, chiunque È lo in senta, non diretta. lo, sì, chiunque lo senta non lo dica a nessun altro, per favore, che sembra che l'intensità delle guerre aumenti proporzionalmente alla popolazione umana, il che non è una cosa molto incoraggiante da pensare, ma potrei avere anche questi ca calcoli che sto facendo, potrebbero essere sbagliati e spero che lo siano. E ringrazio, io ho finito, scusa Pinuccia se... Luisella, sei il microfono spento. Luisella? Sì, eccomi. Allora, io ho seguito con grandissimo interesse tutta la conversazione e la grande politica a cui siamo chiamati. Postiglione veramente ha richiamato noi a questo grande impegnativo compito. Sono molto grata, posso credo esprimere a nome di tutti la nostra gratitudine per averci dato questa straordinaria visione veramente universalistica. Pare di sentire riecheggiare Kant e i grandi. E abbiamo bisogno della grande politica. Io credo che ci siano altre persone, vedo Federica Madonna, Giulia Barbieri, penso che sia un'occasione Interessante, preziosa questa per parlare sarebbe con un interessante interlocutore così. continuare il Giulia, discorso. Giulia, Sarebbe interessante. ambientalista storica, Giulia. Sì, sarebbe interessante continuare il discorso proprio rifacendoci dal punto da cui siamo cominciati. Per me, tutta la questione ambientale, Ambientale. come tu sai, mi sono interessata anche sul piano educativo nella Certo, scuola. Ecco. grazie Aver abbandonato quei momenti è stato sbagliato. E lo Stato italiano è responsabile, per certe cose sul piano educativo. Ha soppresso gli IRSAE, che erano gli istituti di ricerca degli insegnanti, li ha soppressi e ha disperso anche i documenti delle cose che avevamo fatto. Si potrebbe andare avanti. Lo dico a un'età in cui non sono neanche consapevole di esserci arrivata e mi dispiace per le prospettive che abbiamo davanti. Cara Luisella, mi dispiace. Ringrazio comunque tutti gli interventi, soprattutto poi il Postiglione, mi è piaciuto molto, sono d'accordo con lui. Sì, in effetti Giulia Barbieri richiamava l'importanza dell'educazione ambientale. Probabilmente anche su questo non abbiamo insistito sufficientemente. È una battaglia che non abbiamo combattuto. Non so cosa ne pensi, Amedeo. Credo che la scuola ha un ruolo molto importante da svolgere. Forse l'abbiamo trascurato. Cosa ne dici? Anche Sì, questo dovremmo riprenderlo. Luisella, guarda, io ho passato un periodo di 2 o 3 mesi a dover seguire la regola di San Benedetto perché qualcuno mi ha coinvolto in questo discorso. Ma questa regola di 1500 anni fa è attuale o non è attuale? Questa persona, che è una brava persona, ma non mi vuole molto bene perché ho preso sul serio questa domanda e mi sono buttato a corpo morto Molto bene. nell'approfondimento con 50 pagine di contributo, che non so se sarà pubblicato da qualcuno. Comunque, questo in riferimento a un convegno nella zona del sud del Lazio. Il convegno di Fossanova
ha posto una domanda. Questa domanda non ha una risposta se non nel cuore, nella mente di chi ha fede nei grandi valori umani. Se io leggo, per esempio, nel Vangelo, oppure in San Benedetto, in San Francesco, che il nemico va addirittura perdonato, cioè non va odiato, non solo non bisogna fargli del male, ma io dico, ma qui si sogna, ecco, questi valori profondi del mondo occidentale, questi valori profondi che sono comuni alle tre civiltà, quella ebraica, quella cristiana e quella islamica, questi valori profondi li dobbiamo riscoprire insieme. Il Papa attuale, Fratelli Tutti, ha fatto un'enciclica in cui dice quello che il Padre nostro già dice con le parole Padre nostro, cioè un principio di originario di vita, identificata da un essere. Nel Vangelo mi pare di ricordare che c'è scritto: nessuno ha mai visto Dio. Quindi è inutile accapigliarsi sulle caratteristiche esterne. Questo è un essere immenso, un essere che spiega il senso dell'universo in cui noi siamo. Ho letto recentemente con interesse un libro prodotto in Francia e tradotto anche in italiano su Dio, la scienza e le prove. Perché l'ho letto? Perché questo fatto di collegare l'essere divino che ha dato vita all'universo secondo le tre grandi religioni alle prove è una cosa che non accetto io. Il Vangelo stesso, Non come è voi mi d'accordo. insegnate, si guarda bene dal dire, Gesù stesso non ha mai detto questa è la prova. Non so se mi sono spiegato. E quando viene interrogato da Pilato, sei re? E dice certo che sono re. Ma il mio regno non è di questo mondo, non è il regno della violenza, del potere. Certo, tu gli puoi dare in mano ai sommi sacerdoti, alla folla. Se c'è una convenienza politica, chiudi un occhio e mi fai condannare, cosa che è accaduto, però bisogna dare atto che questo tipo di valori cristiani e valori anche di altre religioni, perché siamo molto molto vicini anche alle altre religioni monoteiste, questi valori sono quelli che noi chiamiamo la perennità Quindi io personalmente non è che non credo alla prova che l'universo ha avuto un'origine. Pare che l'universo ha avuto un'origine ben precisa. 13 miliardi e 800 milioni Miliardi, 4 di miliardi e mezzo passati, da terra. questa origine dell'universo ha avuto un suo sviluppo nei primi 380.000 anni, e poi è esploso l'universo, e all'origine, come osservano questi amici che cercano le prove per Sì. dimostrare l'esistenza di Dio, dice, ma c'è un principio che è quello, diciamo, che riguarda l'espansione dell'universo porta alla perdita di energie graduali, e alla fine questi universi che si espandono finiscono per morire. Quindi quella che si chiama l'entropia. E allora questi amici che hanno pubblicato questo volume portano come esempio, scomodando Dio,
in ordine a questi due eventi, uno iniziale, messo in discussione anche da una parte della scienza, e quello finale. Chi abbia ragione? Io non lo so, ma non mi ci ritrovo troppo in questo tipo di prove. Non so se rendo bene l'idea. Mi piace leggere il Vangelo come perennità a prescindere, cioè questo essere non può essere un essere che ubbidisce a delle prove per farsi accettare dal. No, basta già la presenza, la Cioè, realtà. parla direttamente al cuore umano, ecco, quindi la regola la stabilite nell'animo, nello spirito, solo che noi non siamo ancora pronti, anche dal punto di vista dei rapporti umani. Prima si parlava di 8 miliardi di persone, nel giro di pochissimo tempo l'umanità si è moltiplicata in modo impressionante, ha occupato tutti gli spazi di biodiversità. Creando problemi di coesistenza, eccetera. Come si risolvono questi problemi? Inventando un'etica fondamentale il più possibile comune al genere umano. Non ho altro da sottolineare. Questo è il mio convincimento, quindi io Tener perdicolo conto per anche quello che. dell'Apocalisse di San Giovanni, Apocalisse non in senso negativo. Certo. C'è una frase che mi era notata del tuo libro precedente, quando tu dici, ricordi come la tua scoperta della natura, da bambino, fui lì che appresi dalla natura stessa la lezione che mi ha accompagnato tutta la vita, una lezione fatta di silenzio e stupore, di contemplazione del cielo, di osservazione attenta e continua della vita delle singole piante e degli animali. La meraviglia, lo stupore, questa è una bellissima testimonianza, ricordi i tuoi genitori, una Sì, famiglia contadina. cara Luisella, questo mi commuove ancora. Noi Mi è stavamo piaciuto a molto. Salerno, A vicino Salerno. Salerno, in una cittadina, in un paesino che si chiamava Santa Margherita, con un bar, una chiesa, uno spazio, un monumento ai caduti, e poche famiglie, diciamo, prima della collina che domina poi la zona fino a. Da Salerno andando verso giù. Quindi, qual è stata la novità per me? Io sono del 34, 1934, più, diciamo, fino al 43, quanti anni sono? Sono 6, 3, 8, 9.9, Avevo 9 anni, non ho 10. finito le scuole, quarta e quinta. Quindi perché siamo andati fortunati noi? Avevo genitori meravigliosi, eravamo 9 figli, e quindi noi, come tante altre famiglie, abbiamo cercato di metterci un po' al sicuro andando sulle colline. E da lì io ho osservato centinaia e centinaia di navi Ah, nel certo. 43, l'8 settembre. E mio fratello, che è morto il primo, arriva dall'alto del rifugio e dice: è finita la guerra, perché avevo sentito che c'era stato l'armistizio da qualcuno che aveva una radio o qualcosa del genere. E questo è stato uno shock veramente, vedere gli americani, gli inglesi, anche i negri, diciamo, sulle jeep. Marciare verso nord, da Agropoli fino a Salerno e poi verso Napoli, ricordando che a Salerno poi è stato creato il primo embrione del governo post-guerra, Post-guerra. con le varie forze politiche. Quindi, vi ringrazio di questa occasione che mi è stata data veramente. E confido che questi progetti, Dio volendo, possano in qualche modo essere considerati in profondità. Cioè, non bisogna avere paura.
Non di bisogna credere credere, in assolutamente. Dio. Ma no, sì. Se Coraggio, ci vuole lui coraggio. parla, se ci onora della sua benedizione, se parla al mio cuore, io devo poterlo dire. Non è che io devo testimoniare quello che veramente desidero di meglio per me. E Che abbiamo vissuto. in questo momento la religione cristiana che ti presenta il principe della pace, e questa mi commuove ancora, il principe della pace. Beh, professore, sono... Grazie, professore. Siamo coetanei, io sono del 35. Ho vissuto al nord. C'è una giovane studiosa, Federica Madonna, che vedo che ha seguito questa nostra trasmissione. Quindi Federica è una giovane studiosa di bioetica e sta adesso all'Università di Cassino, ha proprio iniziato i corsi in bioetica. So che lei è attentissima a queste tematiche, quindi Federica, se tu vuoi dire qualcosa, ci fa molto Grazie piacere, eh? La tua Luisella, io testimonianza. umilmente ascoltavo voi, il presidente. Sì, quest'anno per la prima volta a Cassino c'è stato il corso di bioetica che sto tenendo, a fine settimana finirò il corso. E quindi il problema ambientale lo abbiamo affrontato, esaminato, analizzato e devo dire che, ecco, come prima percezione, i ragazzi sono molto interessati a questi temi perché li sentono molto, concreti e soprattutto, che riguardano proprio la loro stessa esistenza. Quindi, diciamo, quella coscienza verde, di cui abbiamo sentito parlare, ce l'hanno, ne sono consapevoli e sono anche molto contenti di sentirne parlare, ecco, come diceva il presidente, indipendentemente dalle idee, di partito o le inclinazioni, religiose, cioè un discorso critico, quindi razionale sul problema ambientale, quindi proprio come etica ambientale. E su questo, la professoressa Battaglia fa da maestra. Brava. E per quanto riguarda, ecco, quello che, prima, poco prima, proprio a riguardo questo il presidente diceva, io in realtà, mi scuso, ma io non ho capito una cosa, perché ahimè, non occupandomi di diritto, non so, i pregressi. Lei prima citava due, eventi che sono accaduti, uno positivo e uno negativo per l'ambiente in questi mesi della primavera del 24. Ora, l'aspetto positivo l'ho capito, ma per quanto riguarda quello negativo a cui si riferiva su un processo, sulle associazioni, eccetera, sinceramente non ho ben compreso, di che cosa stessi parlando, non è che potrebbe, ecco, ritornarci un attimo così da chiarirmi questa mia Solo incomprensione. un istante. Grazie. Questo giudizio è molto divulgato in Italia, è molto atteso, è stato chiamato giudizio universale, cioè 24 associazioni ecologiche vogliono una condanna dello Stato italiano per inadempimento alle obbligazioni in materia di mutamento climatico. Questa è la domanda nel bene e nel male. Come reagisce lo Stato italiano? Legittimamente, incaricando l'avvocatura dello Stato di difendere lo Stato chiamato in giudizio, adducendo che il Tribunale Civile di Roma non ha non solo competenza, ma non ha la giurisdizione in questa materia, ma questo per una ragione politica questa volta, perché i temi del mutamento climatico hanno una dimensione giuridica che, secondo l'avvocatura dello Stato, è stata osservata dallo Stato italiano, l'accordo di Parigi e quant'altro, è una dimensione, diciamo, anche sociale, legittima, però l'avvocatura dello Stato ha ritenuto che manca totalmente la giurisdizione in questa materia. È solo per il piano energetico ha stabilito
che gli attori possono rivolgersi in via subordinata ai tribunali amministrativi, TAR e Consigli di Stato, per valutare se ci sono vizi di carattere procedurale. Quindi la decisione tanto attesa di una ripetizione in Italia di quello che è avvenuto, per esempio, in Germania, una famosa sentenza della Corte Suprema, in Olanda, un'altra famosa decisione della magistratura e anche in Francia, non c'è stata in Italia. Io non ho potuto approfondire bene questa materia perché conosco la sentenza del Tribunale di Roma, ma per poter interloquire bisogna conoscere bene gli atti, che sono un'enormità. Bisogna vedere quello che si chiama il petitum, quello che si chiede, e la causa petendi, le ragioni giuridiche a base della decisione. Ragioni giuridiche internazionali, ragioni giuridiche comunitarie, ragioni giuridiche nazionali. Questa sentenza del Tribunale Civile di Roma, per esempio, non ha preso in esame, ma questo è un commento che faccio senza offesa al Tribunale Civile di Roma, con molto rispetto. Se il Tribunale Civile di Roma ha sbagliato, c'è la possibilità di un ricorso in appello e il giudice di appello valuterà se la decisione è stata corretta o meno, e appartiene al sistema. Quindi fare delle osservazioni su una decisione non significa offesa per i magistrati, al contrario, queste associazioni ecologiche hanno ritenuto che andasse anticipato da parte del governo italiano l'osservanza dei limiti previsti in una certa misura per il 2030. 56, non mi ricordo, 60, rispetto a un standard più rigoroso a partire dal 2030, lo standard di 92% di riduzione delle emissioni. Come queste associazioni ecologiche, questi soggetti privati, questi 200-300 persone, abbiano elaborato questa idea di questo standard, lì per lì mi ha lasciato perplesso, mi lascia perplesso. Che significa ridurre del 92%? Lo fanno gli altri o lo facciamo solo noi? Dove sta scritta questa possibilità? C'è una possibilità nel sistema di avere degli standard obbligatori comuni e di avere, per esempio, in materia climatica, l'idea di un quid pluris che volontariamente viene assunto dagli stati disponibili. Non so se mi sono spiegato. Sì, è chiarissimo, la ringrazio perché veramente riesce a farmi comprendere tutto. Questo aspetti vanno approfonditi. Però una cosa mi ha sorpreso quando ho letto nella citazione che la richiesta di portare al 92% le emissioni nel 2030 non si ferma a quella cifra, ma dice o a una misura maggiore o minore Maggiore. che nel corso del giudizio sarà deciso. Allora, per cortesia, fammi il giudizio e dimmi in che modo va corretta questa misura, visto che gli stessi attori ti chiedono di fare una verifica. Non so se mi sono spiegato. Se Sì, tu sì, sì. prendi la misura finale, perché devi dimostrare che esagerano, mi può stare pure bene, ma non devi farlo se guardi alla sostanza. Non so se mi sono spiegato. Sì, ho capito. Spiegami bene le ragioni giuridiche a base del giudizio. Per esempio, se le parti hanno invocato i diritti umani, questi discorsi in qualche modo in parte vengono superati, perché
Chi invoca i diritti umani li deve invocare non in astratto, in generale, ma in qualche modo riferiti alla famiglia, all'ambito territoriale, alla zona, al territorio, eccetera. Mi sarei aspettato un discorso anche su questo punto, ma non c'è stato. Per cui io sono curioso di vedere che cosa succederà. Se per esempio accade che il giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma non ha parlato della riforma costituzionale, diciamo, che è intervenuta successivamente, io non mi allarmo, perché se c'è una riforma costituzionale intervenuta dopo l'inizio del processo, questa riforma costituzionale non è una cosa che riguarda gli attori o i convenuti, lo Stato, ma riguarda i giudici e tutte le istituzioni. Addirittura la Costituzione cambia in materia di biodiversità, di generazioni future, di diritti umani. Non so se rendo l'idea. Ecco, Sì. allora a questo punto io mi sarei aspettato che il Tribunale di Roma si facesse carico del problema di cui si è fatto carico, per esempio, la Corte dei diritti umani di Strasburgo, con questa famosa sentenza che ho citato. Se lo fa la Corte dei diritti umani di Strasburgo per la prima volta, ed è obbligatoria quella decisione, tu, giudice civile, in qualche modo non puoi usare le categorie civilistiche, nemine me ledere, in senso soltanto tradizionale del 2043. Codice civile, la responsabilità aquiliana. Lo sappiamo tutto da 2000 anni che significa responsabilità aquiliana. Riferita al clima, si atteggia in un modo diverso la responsabilità dello Stato di tipo aquiliano. Non è che deve essere il giudice a dovermi dire, anche qui il giudice di appello vedrà se è stata correttamente interpretata questa istanza. In relazione, insomma, la responsabilità di proteggere giuridicamente esiste o meno a carico delle istituzioni? Quali istituzioni? Certamente il Parlamento e il governo. Governo. Ecco. Ho capito, la ringrazio veramente soprattutto per la chiarezza, perché io con il juridichese ho un po' di problemi, quindi la ringrazio veramente per avermi reso una Esprimo cosa delle così opinioni complessa per quanto in serve. maniera molto semplice. Grazie. Prego, È Franco. da consigliare agli studenti questo libro, il libro di è veramente è fantastico, Io questo volevo anche lo devi ricordare, Lu assolutamente. Pinuccia. sì, volevo Vedo la mano ricordare che alzata. Amedeo è stato anche Amedeo Bravissimo. Postiglione è stato, beh, innanzitutto quello che ha ispirato la nascita del Ministero dell'Ambiente in Italia e il padre del primo codice dell'ambiente in Italia. Quindi, e poi con le sue sentenze direi che ha contribuito in modo essenziale alla definizione del danno ambientale, e, soprattutto poi a livello sia nazionale che nelle controversie internazionali sul danno ambientale. E volevo chiedergli, c'è un articolo molto bello appunto di Letizia Blomestein e di Deder Pillo nel nostro libro Le spigolatrici d'ambiente, qui c'è anche la Luisella tra le, è la prima delle spigolatrici. C'è un capitolo molto interessante che secondo me in Italia non è minimamente considerato, che è il tema dell'ecocidio. Volevo chiedere così a Postiglione se appunto così faceva una rapida, cogliamo l'occasione che lui è qui disponibile per darci insomma qualche riflessione su questo tema dell'ecocidio. Che anche giuridicamente, appunto come Letizia e come anche Deidre mettono in evidenza, è un tema che sarà sempre più importante a livello globale, proprio per rivendicare quel diritto all'ambiente che rivendicavano queste associazioni, con questa controversia, insomma. Io non mi vorrei fermare perché il tema è di tale complessità che porterebbe Troppo. troppo tempo, però voglio segnalare una cosa. In materia di danno ambientale ci sono stati dei progressi anche a livello comunitario, nel senso che si vuole realizzare il massimo di recupero, di restauro possibile
del danno provocato all'ambiente comune da determinate azioni o omissioni. Questo è il criterio, cioè mi pare di ricordare, ecco, che il risarcimento del danno ambientale in termini puramente pecuniari è solo un aspetto del problema del recupero. Il sistema si orienta verso una integrazione più sostanziale, più integrata, come devo dire, economica e anche dell'ambiente complessivo. Quindi lo Stato che fa qualche cosa in più in questa materia non solo rispetta le direttive comunitarie in materia di danno ambientale, ma è benemerito. Segnalo che è uscita adesso una nuova direttiva sui crimini ambientali, sui reati ambientali. Gli amici del Tutto Ambiente, diciamo, hanno organizzato un meeting su questo tema, quindi invito chi mi ascolta a prendere conoscenza di questa direttiva per vedere anche in questo. Cioè, poi c'è tutto il discorso aperto, come tutti sanno, che riguarda il Tribunale Penale Internazionale con sede all'Aia. Fu presieduto a Roma dal compianto Giovanni Conso, questo convegno organizzato dallo Stato italiano, dal governo italiano, e con esito felice del Ministero degli Esteri anche. Questi reati ambientali non sono purtroppo entrati effettivamente nel sistema del No, Tribunale Penale Internazionale. Quindi occorrono degli sforzi per far entrare finalmente questa problematica dentro la competenza del Tribunale Penale Internazionale. benissimo. Il discorso però dell'ecocidio trovo che sia di una straordinaria rilevanza perché mi associo all'osservazione di Pinuccia. Ha rappresentato un punto di svolta perché parlare della terra e dell'ecosistema come di un soggetto degno di considerazione morale, giuridica, politica, insomma, non, è una parola, ma è una parola non da poco. Quindi la riflessione su questo effettivamente dovremmo farla, eh? Ti pare? Io Non vedo penso, l'ora. Luisa, penso, Luisella, che hai pienamente ragione. Quando si dice che il clima è atmosfera, geosfera, idrosfera, oddio, oceani, mari, fiumi, eccetera, laghi, è biosfera. Quando si dice che la visione dell'ambiente deve essere unitaria anche nelle decisioni, ci si domanda chi è il soggetto offeso e chi è il soggetto che può attivarsi. Noi stiamo dicendo che quelli danneggiati in modo specifico e localizzato, senz'altro, possono domandare una protezione davanti ai giudici e possono farlo anche le generazioni future, ma è controverso il modo con cui vedi scovarsi con cui muoversi in questa materia, ma in alcuni paesi si parla espressamente di generazioni future come soggetti giuridici che possono farlo. C'è una Assolutamente. riflessione più ampia che riguarda la natura in quanto tale. Questa riflessione io la condivido perché il danno ambientale che abbiamo considerato per anni è un danno ambientale, diciamo, marginale rispetto al vero problema del danno ambientale, il quale ha cambiato natura. Il danno ambientale, se riferito al clima, significa che il clima sta impazzendo, cioè il mutamento climatico muta in modo più rapido e più forte di quanto si potesse immaginare. Questo mutamento climatico
si è prodotto per una serie complessa di ragioni. È difficile rimuoverle subito, queste ragioni, siamo tutti d'accordo, ma qual è il soggetto giuridico che bisogna scomodare in questa materia, almeno sul piano concettuale? Alcuni studiosi ritengono è la terra in quanto tale, come autonomo soggetto giuridico, visto che la natura reagisce in modo autonomo a offese costruite nel tempo, non so se rendo l'idea, Sì, col certo. mutamento climatico, è la stessa terra che deve essere messa in condizione di recuperare quello che è lo squilibrio che si è creato. Quindi Benissimo. siamo aperti a ogni soluzione possibile. Grazie. Io adesso mi stavo guardando intorno perché immagino che altri vogliono partecipare. Chiedo, penso che l'ora sia abbastanza tarda. Mi rivolgo agli organizzatori che probabilmente ci diranno qualcosa se dobbiamo concludere, se abbiamo ancora del tempo. Pinuccia, forse tu ci puoi rispondere. Non so se Enzo vuole dire qualcosa, visto che è il presidente di Eco Istituto, poi io Ah, ma Enzo chiuderei. è presente, certo. Sì, Ah, benissimo. certo. Ah, ecco, no, perché mi aveva detto che avevano. No, io, a parte che appunto ringrazio Enzo, il dottor benvenuto. Postiglione, grazie. Ho seguito solo una parte perché ero via un po', l'ho visto su Facebook e poi in pratica dalle 6 sono qua, per cui sono ammirato, ho ascoltato, mi dispiace di non aver ascoltato la prima parte, provvederò, ringrazio, direi. Comunque sono discorsi un po' troppo complicati per me. Diciamo che sono una spugna in questo caso, perché non ho diciamo, una preparazione abbastanza scarsa. Soprattutto dal punto di vista giuridico. Quindi, tutte le volte che sento parlare il dottor Postiglione sono estasiato. Grazie. Beh, condividiamo tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare a questo incontro, la gratitudine, l'ammirazione e de devo dire anche la straordinaria energia. Ecco, complimenti Amedeo, perché è veramente formidabile come la tua Volevo dire forza, il tuo un'ultima coraggio. cosa, un ringraziamento per quanto riguarda la prossima uscita di queste traduzioni di alcune parti di Sì. questo volume, che sarà inserito il riferimento ai diritti di quarta generazione, tradotto già in inglese almeno una buona parte, come mi hanno assicurato con la dottoressa Deidre Kesselpiro. Quindi Bene. questo è un contributo che penso sarà apprezzato dalla dottoressa, Molto. professoressa Luisella Battaglia. Da tutti noi, Istituto Italiano di Bioetica e Istituto assolutamente congiunti. E allora l'occasione è assolutamente importante per fare in presenza finalmente, Pinuccia, questa volta. Sì, eh. Lo vogliamo Amedeo qui a Genova, davvero lo desideriamo ardentemente. Ditemi voi, forse dobbiamo congedarci, dobbiamo ringraziare, penso non vorremmo neanche stancare troppo, perché devo dire forse abbiamo abusato della sua straordinaria cortesia, della sua sapienza e devo dire lo ringrazio caldamente anche per l'impegno che ha mostrato nel rispondere a tante domande, a tante curiosità. E la chiarezza esemplare delle Anche sue per la parole. resistenza. Arrivederci. La resistenza, un'energia meravigliosa per un uomo Grazie che a insomma tutti. è Arrivederci. un esempio di bellissima longevità. Allora, buonasera, grazie ancora e saluti a tutti. Grazie per aver partecipato e grazie ad Amedeo per tutto quello che Grazie. ci ha donato Grazie, cara. stasera. A presto.